E naturalmente noi siamo sempre insieme a voi. Ho cambiato ovviamente ubicazione all'interno dello studio e sono nella mia postazione accanto alla cucina con la mia amica che si trova ai fornelli in questo momento, Arianna Rapi. Ciao Ari, ben ritrovata di nuovo. Ben ritrovati a voi, benvenuti da casa. Felicissima di averti qui con me. Anch'io. Anche perché tu sei una maestra nel fornirci sempre delle ricette last minute che si fanno veloci, in maniera rapida, sono poco costose ma di grande impatto e soprattutto di gran gusto, la prima cosa che dovrebbe esserci in cucina. E allora subito con la lista degli ingredienti che vi servono per realizzare a casa anche voi questa squisitissima ricetta. La mia regia sarà certamente pronta come al solito, perché loro nascono pronti. Intanto, mentre aspettiamo la lista degli ingredienti, vorrei parlare con te un po' del perché hai portato questi spaghetti alla povera. Allora, intanto io prendo Eccola. Ispirazione. Aspetta, ti fermo subito. Sì. Prima diamo cambiamenti così in corsa, è il bello della diretta. Prima diamo la lista degli ingredienti e poi parliamo del perché proprio ho deciso di portare questa oggi. Sì. Allora, 300 grammi di datterini gialli, ovviamente sono i pomodori, sapete che in questo periodo sono di stagione, quindi abbiamo mantenuto la stagionalità. Io guardo in alto perché ovviamente leggo il monitor. 200 grammi di spaghetti, 100 grammi di stracciatella, quindi abbiamo la parte grassa, gustosa e proteica, il pecorino semistagionato, 6 acciughe, 4 foglie di basilico, 3 pezzi di scalogno, olio, sale e pepe, quanto basta. Vai Arianna. Allora, io sono una persona che prende ispirazione anche dalle persone, cioè se c'è qualcosa che mi ispira io la prendo e la trasformo. Questa ricetta mi è venuta in mente mangiando una pizza. Davvero? Davvero. Raccontami un po'. Allora, questo mio amico che ha un locale a Pontassieve mi odierà tantissimo perché mi ha detto no, non lo dire, però gli va dato in merito perché ho preso spunto da lui, è una pizza buonissima. E questa pizza era proprio con i datterini gialli, il pecorino fatto a fette e messo sopra a sciogliere e questa acciughina a crudo. E è una cosa spettacolare, pizza buonissima. Gli ho detto, ma perché non trasformarlo in un primo piatto? Ho provato e da lì devo dire che il risultato mi è piaciuto moltissimo, perché io ci ho aggiunto la stracciatella che insieme a tutto il resto e diciamo allo spaghetto con il sughino caldo gli va a dare quella nota fredda e che si amalgama tutto insieme nella bocca e ci sta benissimo. E mi sono innamorata di questa ricetta e ho detto perché non portarla qui a Tadà. Hai fatto proprio bene, anche perché noi lo diciamo sempre che le ricette poi alla fine, quelle più semplici, quelle più a portée per tutti i nostri amici, anche le nostre amiche a casa, sono anche quelle che si fanno anche più volentieri, no? Sì. Anche perché non è detto che in caso appunto di ospiti una ricetta che non sia semplice non risulti poi essere anche di impatto. Giusto. E di grande gradimento da parte dei commensali. Allora, tu hai iniziato facendo che cosa? Allora, ora si inizia a fare un soffritto di scalogno. Molto bene. Che, allora, lo scalogno va appassito piano 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 perché si diciamo, viene più dolce e diciamo perde la sua parte forte. Quindi si mette a fuoco basso e si lascia andare. Bene, bene, bene. Poi? Poi andrò a tagliare i pomodorini a metà e anche quelli lì appena è pronto la nostra base andremo ad aggiungere con basilico, sale e pepe. E questa qui diciamo è la base dei nostri spaghetti. Molto bene. Allora, ora infatti questo lo lascio andare. A quanto, diciamo, a che livello? Fuoco basso, per quindi chi ha un'induzione basso, sui 3-4. Ok. Vediamo se mi parte l'induzione. Ok, ci siamo. Bene, è partita? Tutto a posto? No. No, allora tra un po' cambio. Vedremo, insomma, l'intervento. Prova a cambiare strumentazione perché delle volte è poco sensibile ad alcuni legami, ad alcuni utensili da cucina. Anche se siamo in diretta ci sono sempre qualche problemino, ma noi si va avanti non sempre anche sorridenti. Se, diciamocelo, soprattutto perché siamo in diretta. Giusto, infatti non mi sta andando per ora, vediamo.
Allora, intanto vado avanti e taglio i pomodorini a metà, in questo modo. E anche questi qui, allora, la cottura della salsa è in circa a un quarto d'ora, perché anche i pomodorini devono rilasciare l'acqua e si devono un attimino ritirare, deve fare proprio una salsina dolce. Se poi vedete, allora questo è un consiglio mio personale, se vedete che i pomodorini, assaggiandone un pezzettino, sono un pochino acidi, aggiungete un pochino di zucchero. Molto bene. Allora, io vorrei un attimo parlare della pasta, che è un po', diciamo, l'ingrediente principale della nostra meravigliosa ricetta di oggi. Noi abbiamo utilizzato gli spaghetti, che sono un classico intramontabile e che sono i spaghetti della nostra pasta toscana, che come sempre ha delle caratteristiche di qualità incredibili. Per prima cosa è una pasta biologica al 100%, quindi capirete come vengono coltivati i grani che poi vengono adoperati per fare questa pasta, con il conseguente, diciamo, risvolto sotto il profilo della riuscita della pasta nella cottura e all'interno della ricetta, ma anche sotto il profilo della salute, perché voi capite che trattasi appunto di grani biologico, vuol dire un grano di assolutamente salute, che fa bene e che quindi viene coltivato, insomma, come la natura comanda. E lo si sente, lo si capisce, e noi ce ne accorgeremo ancora una volta al momento in cui assaggeremo il nostro piatto. Tra l'altro, da cosa si vede che una pasta è buona? Anche dalla sua tenuta di cottura, e questo ci risulta essere veramente una caratteristica fondamentale. Detto questo, mentre la nostra Arianna sta mettendo dell'olio extravergine d'oliva all'interno del tegame, dove verranno apposti gli ingredienti che faranno da sfondo, quindi da un piccolo mini soffritto per amalgamare la pasta con il suo condimento, vi voglio dire un'altra cosa. Ricordatevi sempre di scegliere le materie prime di grande qualità, perché anche se il piatto è povero e semplice, la differenza la fa non solo l'abilità della persona che va a cucinare, ma soprattutto la freschezza e la qualità degli ingredienti che voi utilizzate. Per questo oggi ho chiosato particolarmente sulla pasta, perché la conosco, la utilizziamo in cucina qui frequentemente nello studio di Tadà, è sempre presente nella nostra credenza ed è certificata di qualità anche fin dal primo assaggio, direi. Ben detto. E soprattutto scegliere il Made in Italy. Esatto. Abbiamo un paese Made in Tuscany, quindi pasta toscana, che cosa vogliamo di più? Niente. Abbiamo un paese ricco di prodotti buoni. Meraviglioso. Sosteniamolo. Sosteniamolo in tutto e per tutto. Allora, io ho fatto soffriggere piano piano lo scalogno e ho aggiunto i pomodorini gialli e li faccio tostare un pochino a fuoco vivo. Poi dopo inizio ad abbassarlo piano piano e ci aggiungo il sale, il pepe e il basilico. Evviva! Poi intanto io ho già buttato anche l'acqua per la pasta. Che questa pasta qui ci vogliono 10 minuti di cottura. Perfetti, veloci da cuocere. Quindi l'hai già buttata? Ho già buttata, perfetto, sì. Siamo a posto. Ci siamo. E un paio di foglioline di basilico. E la lasciamo andare questa a fuoco dolce adesso. Io mi sono già avvantaggiata con la salsa, perché questa qui mi piace che cuocia anche un quarto d'ora, 20 minuti. Ecco, quindi ripetiamo questo concetto che è fondamentale. Sì. Noi vi facciamo vedere i passaggi fondamentali. In realtà Arianna si è già premunita di una salsa fatta prima, durante la prima parte di Tadà, in modo da farvi capire che in realtà per la cottura della salsa ci vogliono, per la preparazione o meglio della salsa, ci vogliono 15-20 minuti, che non sarebbero bastati, perché lo sapete che noi abbiamo poco più di 20 minuti a disposizione per la nostra cucina. Prego, cara. Allora, pronta la salsa, io l'ho frullata o con il passino, quello che usavano un pochino le nonne, o in un recipiente alto con il frullino a immersione. Perfetto. Io poi faccio anche un altro passaggio. Vado a setacciarlo in modo da togliergli i semini, la parte grumosina che a chi piace le cose più rustiche lo può lasciare. Ma a chi vuole fare un piatto un po' più raffinato lo può tranquillamente togliere.
e io lo vado a passare. Perché a me non mi piace sentire tanto semini. Ci vuole un pochino, abbiate pazienza, però vedrete che il risultato finale sarà una salsa liscia, cremosa, perché anche comunque la buccia ha rilasciato le sue proprietà e la rende densa. Vedrete che farete anche un figurone con i vostri ospiti. Questo è molto importante, anche perché immaginati la soddisfazione di fare una ricetta comunque povera, semplice, di essere apprezzata da tutti i commensali, cioè penso che sia impagabile, no? Sì, no, quando c'è un piatto che piace a tutti, anche la fatica che hai fatto prima per cucinarla viene ripagata. Sparisce. Poi tra l'altro vorrei parlare un attimo del colore di questo piatto, no? Perché questi datterini gialli danno subito un'idea di estate. Bel color oro con il bianco della stracciatella, l'acciughina sopra, proprio estiva. In Toscana si dice la morte sua, che è un'espressione un po', sì, diciamo paesana, però insomma rende veramente l'idea, no? Poi a questo piatto aggiungo anche, ho portato un vino da abbinarci. Bene, ha portato anche il vino, ma come si fa? Un rosé è metodo classico. Rosé proprio adattissimo alla stracciatella. Adatto perché diciamo la stracciatella è molto grassa in bocca e questo vino deve diciamo andare a pulire il palato da questa grassosità che rilascia. Poi è anche un po' frizzantino, ma non da noi al palato. Ecco. Cosa stai facendo? Tu stai setacciando i pomodori? Sto sempre setacciando, sì. Ci siamo. Bene. Oh, vai. Il setaccio del pomodoro. E ora aspettiamo che la pasta sia pronta. Allora, ripetiamo insieme, con l'aiuto della nostra regia, gli ingredienti che ci servono per questa squisitissima ricetta, facilissima anche da realizzare a casa, avendo l'accortezza sempre di scegliere ingredienti ovviamente freschi. E sono 300 g di datterini gialli, 200 g di spaghetti, quindi abbiamo considerato qui due porzioni abbondanti, un po' piatto unico, 100 g di stracciatella, pecorino semistagionato, 6 acciughe, foglie di basilico, 4, 3 pezzi di scalogno, olio, sale e pepe. Il pecorino semistagionato. Sì, lo vado a grattugiare a crudo sopra. Ecco, appunto, perché finora... Sì, che si scioglie piano piano. Ok, perché finora non era stato ancora troppo menzionato, quindi mi chiedevo dove fosse questo pecorino semistagionato. Va alla fine. Tu da dove l'hai preso questo pecorino? Perché sai che anche sul pecorino sono varie zone, c'è Siena, c'è Grosseto, poi c'è le zone del pecorino romano. Noi rimaniamo in Toscana, ovviamente. Sì, noi si rimane in Toscana. Okay, sì, quindi rimaniamo nelle nostre zone, intorno... Compienza semistagionato, sì, dai. Che semistagionato. Sempre, diciamo, l'affare suo. Mi raccomando, non un pecorino stagionato, perché già c'è l'acciuga che dà la salinità. Se ci mettete un pecorino semistagionato, diciamo, troppo. Bevete per esempio, in alternativa al pecorino stagionato, una ricotta salata sarebbe troppo. Sì, ci vuole un formaggio poco salato. Perché già... Parmigiano già troppo? Parmigiano... No, ti do un po' di alternative no, per far... No, non ce lo vedo. Secondo me, per questa ricetta qui, un pecorino o un formaggio poco salato è la soluzione migliore. Andiamo a aprire questo rosé intanto. Vado ad aprire, vai, intanto che aspettiamo, ho due minutini. Mi pare di aver capito che qui manca la cottura della pasta e la mantecatura della stessa, sì, con naturalmente la salsa che tu hai già preparato. Perché hai scelto proprio un vino rosé? Ti faccio questa domanda. Allora, perché intanto è raffinato. Questo è un semi-champagne. E poi è leggermente più dolcino perché ha sentori di frutti a pasta gialla e di fiori bianchi che rilascia, che diciamo questo piatto qui, cioè salinità, dolcezza, un po' un umami diciamo di sapore, e ci vuole un qualcosa di dolce che stacchi molto e che ti pulisca il palato, e questo qui è il vino adatto secondo me. Quindi evviva. E ci siamo. Vai cara. Aria. Rosé poi adattissimo alla stagione, eh? Sì. I rosetti. Ah, quindi ora noi facciamo questo brindisi a distanza e poi io mi avvicino e te a distanza. Bene, mi pare una cosa giusta. Tutto in assoluta sicurezza qua nello studio di Tada.
e anche questo vino rimaniamo in Toscana, proprio nelle nostre zone. Ecco, dove siamo qui? Le nostre internazioni? Sì, proprio in provincia. Ah, e allora, che dobbiamo fare? Lo lasciamo riposare 30 secondi? Questo si può bere anche subito. Si può bere subito, che bella cosa. Allora mi avvicino. Lascio lo spazio e intanto inizio a scolare la pasta. Sì. Senti, così iniziamo a impiattare. Allora, nell'eventualità di fare, diciamo, un menù completo con questa pasta come primo piatto, cosa abbineresti come antipasto, come secondo piatto? Allora, ieri sera, per l'appunto, ho riprovato questo piatto insieme alla mia famiglia. Ah, e l'hai fatto provare, hai fatto le prove, certo, generali? Ho fatto le prove generali, sempre quando vengo qua. E ci abbiamo fatto, di secondo, abbiamo cucinato delle orate al forno. Certo, ci hai messo il pesce. Sì. Quindi un secondo piatto, comunque un secondo sia piatto, molto leggero. Sì, sempre di pesce, perché essendoci le acciughe, sono voluta rimanere nell'ambito del pesce. Senti, e per un antipasto che ne diresti di una bella acciuga del Cantabrico sul letto di burrata? Potrebbe essere un'idea. Fatta anche fritta nel panko. Che il panko è questo pane giapponese che è praticamente tritato grossolanamente e rende la panatura ancora più croccante. Il panko. Panko, non lo sì. conoscevo. È una panatura giapponese, orientale. Davvero? Sì. Allora, quando devi impiattare io mi sposto, eh? Sì. Basta che me lo dici e, allora, e sì, mi sposto nuovamente e poi ti riraggiungo. Mi metto qua all'angolo, in the corner, come dicono gli americani. Guarda che meraviglia, questa c'è l'acciughina sott'olio, eh? Sì, acciughina semplice. Quindi semplice semplice, di quella appunto. Che anche questa la vado a mettere a crudo sopra. Ecco, quindi verrà sfilettata a sì. mano. L'ho fatta a pezzettini. Giustamente. E poi per decorazione ne metto una sopra intera. Certo. Aha. Guardate, e ora iniziamo meraviglia a impiattare. Bene, e noi ce la impiattiamo tutta. Sì, ovviamente. Questa meraviglia. Non mi sposto, vai. Sì. Tutto in assoluta sicurezza, come siamo bravi. Ligi, giustamente. Allora, se non avete il coppapasta, questo è un ottimo metodo per poter poi impiattare in maniera, diciamo, più elegante, meno grossolana, questi spaghetti alla povera. Che in realtà sono poveri solo per, sono poveri o sono alla povera perché hanno pochi e semplici ingredienti, ma in realtà sicuramente saranno ricchissimi di gusto, tra l'altro ricchissimi anche di sostanze, perché abbiamo la proteina dell'acciuga, come sapete, tutte le vitamine tipiche di questo pesce, poi c'è il grasso comunque sia della burrata, le proteine ovviamente del latte, c'è il carboidrato rappresentato dalla pasta, beh insomma ci manca solo magari una bella verdura d'accompagnamento di maggiore sostanza e poi si può considerare anche come piatto completo, quindi se si vuole mangiare solo quello va bene. Ecco il famoso pecorino di casa nostra, semistagionato, che va a completare il sapore del piatto. Sì. E poi ci manca l'acciughina. Che vado a mettere a pezzettini sparsa qua e là. Ecco. E quella sopra a decorazione. Fa buon. Lo za. Poi mi piace anche darci un tocco di verde con una fogliolina di basilico. Il piatto è pronto. Ecco qua, gli spaghetti alla povera sono serviti. Mi passeresti per favore una forchetta? Certo. Così io vengo ad assaggiare questa meraviglia. Grazie Arianna. Prego. Allora, voglio prenderli tutti gli ingredienti, eh? Sì. Non so il boccone, vedrai che esploderanno tutti questi sapori insieme. È la mia caratteristica, tutti insieme per sentire tutta la corposità del piatto. Un, due, tre, che lo spaghetto alla povera, ovviamente di pasta toscana cucinato da Arianna Lapi, venga a me. Sono buonissimi. Grazie. Ma era una pizza questa? Sì. Ammazza, buonissima, dolcezza del datterino giallo, acidità un po' dell'acciuga, la croccantezza anche un pochino dell'acciuga, comunque sia della pasta al dente, e poi questa
questa burratina. Esatto, che fa proprio al caso nostro. Comunque la burrata con l'acciuga, ragazzi, è un ensemble sempre vincente. Sì. Torni a trovarci presto? Spero. È una promessa, è una promessa. Intanto io veramente voglio ringraziare Arianna perché ci dà sempre, come ho detto anche prima, quello spunto per le ricette semplici e veloci ma veramente di gran gusto. Questo è un ottimo primo piatto da fare veramente anche per le serate estive, per accogliere anche i vostri amici. Pensateci perché è veramente, veramente buono. Brava Arianna. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Naturalmente grazie a voi che ci seguite come sempre ogni giorno. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa rete, stessa ora. Ci sono pure io, su RTV 38 al canale 15 e adesso c'è il TG38 con tutte le notizie dalla nostra regione Toscana. E poi stasera il grande film di RTV 38, ci divertiamo, ridiamo tanto alle 21.30 con Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio. Evviva, un grande classico della commedia italiana. Ciao, ci vediamo domani, buona serata.